Un'ultima considerazione interessante da fare sul fenomeno dell'irraggiamento, vale la pena di parlarne già adesso, anche se in realtà è argomento dell'anno successivo, di quando si fa la radiazione elettromagnetica, lo spettro, i colori, eccetera. Però, visto che siamo nell'argomento di un'emissione di energia termica tramite onde elettromagnetiche, i raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche, tanto vale parlarne già adesso, e così repetita iuvant, quando se ne riparlerà sulle onde elettromagnetiche, hanno già chiaro il concetto, anche perché poi oltretutto sono cose di cui uno ha già sentito parlare in n.000 contesti, compreso quello che si dice nelle scuole medie quando si fa scienze, no? Questo benedetto irraggiamento, per esempio una situazione in cui tutti conosciamo per esperienza che succede, che qualcosa sta irradiando energia, riguarda il colore, per esempio, della fiamma. Voi sapete che il fuoco dei fiammiferi o del legno è rosso, arancione, il fuoco dei fornelli in metano è azzurro, la fiamma ossidrica è azzurro, cioè il colore è legato a una qualche caratteristica di questa emissione. E forse qualcuno si ricorda che il rosso è meno caldo che non l'azzurro. Una fiamma azzurra è una temperatura più alta. Chi è appassionato di astronomia lo sa invece benissimo, perché le stelle rosse sono quelle a bassa temperatura, le stelle azzurre sono quelle a più alta temperatura e stanno bruciando più velocemente. Il Sole è una stella intermedia con un colore attorno al giallo. Cosa succede materialmente? Formule, sì, ce n'è una interessante. Comunque sicuramente c'è un grafico interessante da vedere, che è quello che nel meccanismo dell'emissione di energia sotto forma di radiazione elettromagnetica, se io vado a vedere un grafico in cui rispetto alla lambda, che è la lunghezza d'onda, perché poi il colore lo si vede poi meglio quando si fanno appunto lo spettro elettromagnetico, il colore, anche i 7 colori dell'arcobaleno sono identificabili con particolari lunghezze d'onda della radiazione elettromagnetica, che essendo una cosa che oscilla ha una sua velocità di propagazione, che sappiamo la velocità della luce, ma anche una lunghezza d'onda, cioè un tratto, lo spazio che ci mette nel propagarsi a andare su e giù in intensità, perché è un'onda che oscilla, un'intensità che oscilla, un'ampiezza che oscilla. Allora mettiamo in cima, mettiamo una I di intensità generica, perché poi adesso precisare che cosa si tratta esattamente non perdiamo tempo più di tanto, ma rispetto alla lunghezza d'onda viene fuori un grafico di questo genere, cioè una specie di campana come al solito, che prevede un'intensità massima. Qui c'è un'intensità massima e la sua relativa lunghezza d'onda, lambda massima, che ne caratterizza il colore. Vi dicevo, c'è un legame tra la temperatura e la lunghezza d'onda, nel senso che se io cambio, dunque tanto c'è anche un discorso di intensità, comunque se io cambio la lunghezza d'onda rispetto a un certo colore, o per esempio una lunghezza d'onda più corta potrebbe darmi un violetto, no? Mi viene fuori un picco molto più alto, mentre un infrarosso, una radiazione con una lunghezza d'onda grande, avrebbe un aspetto di questo genere. Ecco, c'è una legge con la quale questo spostamento della lambda si lega alla temperatura, è lì che volevo arrivare a fare quei due conti di esempio. Si chiama legge di Wien, col di doppio, è una M sola mi sembra,
e dice che il prodotto della lambda massima e della temperatura è uguale a una costante. La costante è circa 3 per 10 alla meno 3, mi pare che sia 2,9, ma per i conti che dobbiamo fare va bene così. 3 per 10 alla meno 3 è la costante con cui sono legate le due grandezze. Per cui prendendola pari pari, questa benedetta costante qua, e isolando per esempio, proviamo a isolare la lambda massima. Allora facciamo la lunghezza d'onda del picco massimo di intensità, che è quella che caratterizza poi il colore del mio oggetto, rimane uguale a questa benedetta costante diviso la temperatura assoluta. Dopodiché possiamo provare due casi. Intanto il caso del Sole. Il Sole da informazioni facilmente reperibili sui libri delle medie sicuramente, il Sole ha una temperatura di circa 6.000 gradi, che se, non mi ricordo se 5.700 gradi più i 273, ma immaginiamo 6 per 10 alla 3 Kelvin. La sua lambda massima cosa risulta secondo la legge di Wien? Uguale circa, la costante abbiamo detto che è 3 per 10 alla meno 3, sotto c'è 6 per 10 alla 3, questa roba cosa fa? 6 al denominatore, 3 al numeratore fa 0,5. Dopodiché meno 3 diviso un altro, cioè 10 alla meno 3 diviso un altro 10 alla 3 fa 10 alla meno 6, quindi milionesimo. Siccome la lunghezza d'onda stiamo parlando di metri, milionesimi di metri, noto anche come micron, quindi micrometri. Ora questo quadra con quello che sappiamo dello spettro della luce visibile. 0,5 micron vuol dire 500 nanometri, e 500 nanometri è la frequenza più o meno del famoso giallo, del colore dominante del Sole. Adesso non so se è 550 o qualcosa, comunque qui i numeri, la temperatura non l'ho messa giustissima, la stessa costante di Wien l'ho messa a una sola cifra, quindi accontentiamoci di una cifra. Comunque 500 nanometri più o meno è vicino al colore giallo. Altro esempio, invece che il Sole, una bella stella calda, non caldissima, non delle più calde, ma quella calda, prendiamo il freddo intergalattico. Il freddo intergalattico, che però è pervaso dalla CBR, che vuol dire Cosmic Background Radiation. Cosmic Background Radiation, la radiazione ground glow, la radiazione cosmica di fondo. Mi confondo sempre con la radiazione cosmica di fondo, che è quella di Benigni, ovviamente. La radiazione cosmica di fondo, quello, il fondo a microonde viene anche chiamato, è quello che hanno scoperto a metà anni 60 per sbaglio, perché stavano cercando di creare realizzare delle antenne per la rilevazione di microonde nella parte fino allora non esplorata dello spettro, quindi con lunghezza d'onda molto piccola. Microonde si chiamano micro perché hanno una lunghezza d'onda molto corta rispetto alle onde radio di Marconi. Le onde radio di Marconi erano chilometri, centinaia di metri, decine di metri, onde radio. A un certo punto, già alla fine della guerra, hanno realizzato i cosiddetti radar che usavano onde sempre radio, ma con una lunghezza d'onda ancora più corta, e vennero chiamate microonde, ma era mica tanto micro, cioè robe di un metro per esempio di lunghezza d'onda.
Qui si parlava di centimetri o addirittura pochi millimetri di lunghezza d'onda, quindi microonde molto micro. E provando queste antenne c'era sto rumore di fondo continuo che non capivano da dove venisse, alla fine hanno capito che veniva dallo spazio. Dappertutto dallo spazio arriva sto rumore di fondo, il fondo a microonde. E adesso si può fare sia in un senso che nell'altro, adesso si possiamo partire da quello che sappiamo della temperatura del fondo a microonde. E ne ho parlato qualche video lezione fa quando si parlava dello zero assoluto, che non riesce a raggiungere, in ogni caso anche se in un punto nello spazio riesce a raggiungere il fondo a microonde di 3 Kelvin, 3 gradi Kelvin, quindi c'è questa temperatura comunque dappertutto che circola, diciamo così, e tenere qualcosa al di sotto di quella temperatura significa che devi anche schermarti da questo rumore di fondo. Quindi immaginiamo di farlo in questo senso, così come abbiamo fatto con il Sole. Immaginiamo una temperatura di circa 3 Kelvin, che è la temperatura del fondo a microonde, vediamo che lunghezza d'onda viene fuori. Lambda massimo è circa uguale, bisogna mettere la costante, che è 3 per 10 alla meno 3, fratto la temperatura, che stavolta è 3 senza più niente. 3 e basta. Vanno via, ovviamente, miracolosamente, i 2 3, tutti sono contenti, viene solo 10 alla meno 3, che vuol dire un millesimo. Siccome stiamo parlando di lunghezza, è un millimetro circa. Quindi vedete che il fondo microonde ha una lunghezza d'onda dell'ordine del millimetro. Se avesse una lunghezza d'onda ancora più corta, saremmo nei raggi X, probabilmente, no? Ma deve essere molto più corta. Comunque, siamo già verso i raggi X. E con questo mi pare che di conti ne abbiamo fatti abbastanza, giusto? Oltre a vedere che c'è la legge di Dien, lo spostamento della lambda massima con il cambiamento di temperatura. Boom! 12 minuti, stavolta abbiamo fatto...